Dying Light 2 Stay Human è da tempo uno dei titoli più attesi in assoluto, fisso ai vertici della classifica dei Most Wanted di Steam. Dopo il doppio posticipo rispetto alla pubblicazione originale, inizialmente prevista nel corso del 2021, siamo pressoché arrivati a destinazione. Il prossimo 4 febbraio avremo infatti modo di seminare finalmente il panico in città, massacrando zombie di giorno e fuggendo a colpi di parkour di notte. Un'attività che a quanto pare ci farà compagnia per parecchio tempo, come scopriremo dopo avervi ricordato di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche, per non perdere nessuno degli approfondimenti video di EveryEye.it. Techland, studio polacco già autore del primo episodio e di Dead Island, ha dichiarato attraverso Twitter di avere fermamente intenzione di supportare Dying Light 2 Stay Human per molto, molto a lungo. Per la precisione, il team di Breslavia ha addirittura parlato di un impegno davvero prolungato, con un piano di contenuti post-lancio della durata di almeno 5 anni. L'intenzione è quella di offrire nel corso del tempo nuove storie, ambientazioni inedite, personaggi extra ed eventi tutti da scoprire, verosimilmente destinati a trasformare profondamente il titolo che avremo modo di giocare entro poco più di 2 settimane. Una rassicurazione che non sembra affatto campata per aria e che anzi diventa assai credibile considerando l'eccezionale supporto che la stessa Techland ha offerto al capitolo originale della serie. Basti pensare a The Following, una colossale espansione che permetteva di guidare Dune Buggy in una mappa introdotta per l'occasione, alla mole sbalorditiva di contenuti extra e di attività speciali messe in atto dallo studio. E a Hellraid, FPS fantasy riesumato dagli archivi della compagnia e proposto ad addirittura 5 anni dalla pubblicazione come ultimissima sorpresa per il primo Dying Light. Insomma, se in quel di Arran abbiamo trascorso centinaia e centinaia di ore, con peraltro una fedelissima player base sempre presente nel corso del tempo, sarà da mettere in conto qualcosa di simile anche per questo attesissimo seguito diretto. Da notare che questo tipo di rassicurazioni quantitative sembrino essere all'ordine del giorno per Techland, con l'azienda polacca evidentemente desiderosa di convincere il pubblico all'acquisto sin dal day one. Nelle scorse settimane, infatti, il team aveva parlato di ben 500 ore necessarie per portare a termine il 100% dell'avventura, precisando comunque in seguito che la campagna base potrà essere conclusa entro circa 20 ore. Mentre ne serviranno super giù un'ottantina per completare la storia e tutte le side quest. L'impressionante conteggio di 500 ore resta comunque un'indicazione corretta, ma è un traguardo che varrà solo per chi vorrà visitare ogni singolo luogo, raccogliere ogni collezionabile e portare al massimo ogni abilità. Ricordandovi che Dying Light 2 Stay Human sarà pubblicato il prossimo 4 febbraio su PC e sulle vecchie e nuove generazioni di console, incluso Nintendo Switch con una particolare edizione in streaming in cloud, passiamo la parola a voi. Siete soddisfatti dell'impegno concreto di Techland sul franchise di Dying Light? Avete intenzione di acquistare il gioco, magari al lancio? Fateci sapere tutto nello spazio riservato ai commenti.